sportivo, che è il terrificante tributo di sangue che quotidianamente viene versato sulle strade del paese, a seguito appunto del grave tributo di sinistre stradali. Tra l'altro, purtroppo, dobbiamo dire che ad oggi neppure le istituzioni, ma non sempre per colpo, purtroppo sono riuscite a fermare questo fiume di sangue che provoca ogni anno, i dati sono assolutamente importanti, 6.000 morti e 15.000 disabili e un numero imprecisato di feriti e quindi un numero spaventosamente elevato di vittime delle stragi stradali, a cui appunto si aggiungono le decine di migliaia dei loro familiari. Tenuto conto del fatto che questi superstiti, ai quali è stato tolto quanto avevano di più caro, vengono trattati dalla società in modo non sempre equo, dal momento che costituiscono, dati di fatto ampiamente noti, la mancanza pressoché totale di punizione dei responsabili di omicidio colposo, condannati normalmente pochi mesi di reclusione, quasi sempre sospesi per la concessione dei benefici di legge. L'intollerabile durata dei processi penali e civili, l'inadeguatezza dei risarcimenti offerti dalle compagnie assicuratrici che spesso trasformano un evento luttuoso in una mera pratica burocratica ed utilizzano ad arte procedure giudiziarie, oltremodo lente, superate e farraginose. Rilevato appunto che è partita dall'associazione appunto Vittime della Strada, è stata promossa questa iniziativa anche a nostro avviso di altissimo valore sociale, la quale appunto associazione ha predisposto un disegno di legge sui più gravi reati colposi contro la persona che ha presentato alla Camera dei Deputati nel 2010 e che ora è appunto in attesa di assegnazione alla Commissione Giustizia. Partendo da questo appunto presupposto e considerato soprattutto che in relazione a questo specifico fine la suddetta iniziativa legislativa introduce innovazioni di grande spessore, tra le quali assumono importante rilievo le seguenti, che sono sanzioni effettive per chi sulla strada uccide o ferisce gravemente in condizioni psicofisiche alterate o in ipotesi di prevedibilità dell'evento o in caso di guida tenerale da essa. Premesso questo testo, noi chiediamo al Consiglio Comunale di Castelvetro di pronunciarsi su alcuni punti. Nello specifico chiediamo di aderire all'iniziativa